quel tizio che è caduto giù dalla stanza C20 al terzo piano aveva nella stanza una serie di cose: soldi, un braccialetto, poi cosa c'è anche? Una custodia con dentro una tromba. E infatti quel tizio lì, la polizia scopre subito, si chiama Henry Chesney Baker, detto Chet, cioè Chet Baker. Allora, buonasera, intanto vi racconto un po' com'è, cosa succede quando facciamo una puntata delle Muse Inquietanti. Parto da tre cose, all'inizio seduto, poi mi alzo e lo faccio vedere meglio. Da tre cose, anzi tre indizi, visto che io sono un giallista. Allora, il primo indizio è questo qua. I narratori, non soltanto gli scrittori, i registi, i fumettisti, ma proprio tutti i narratori, anche quelli che da noi in paese, no, in Romagna dove sto io, si chiamano i narratori da bar, che sono quei tizi che quando arrivano, ordinano un caffè magari, appoggiano il gomito sul banco e prum, arrivano tutti perché stanno per raccontare un fatto. Come lo raccontano loro, non lo racconta nessuno. Ecco, questi narratori qui si riconoscono fino da bambini, perché sono quei bambini che quando tornano a casa raccontano tutto quello che ha fatto la maestra. Oggi la maestra ha fatto piripi piripi piripi. Ora, i genitori, dopo un po', io sono diventato uno di quelli, si abituano a non considerarli più e a fare una specie di dialogo trasversale, per cui ogni tanto guardano il bambino e gli dicono ah sì, e poi continuano, la macchina, la casa, la mossa, eccetera, ma ah sì, ogni tanto. Certi bambini se ne accorgono, tornano a casa, si siedono a tavola e dicono non immaginerete mai cosa ha fatto oggi la maestra. E i genitori, cosa? Perché potrebbe essere una di quelle cose da giornale. Niente, piripi piripi uguale. Allora, se poi sono veramente bravi questi bambini qui, quando i genitori dicono cosa, prima, con studiata lentezza, si versano un bicchiere d'acqua. Suspense. Ecco, primo indizio. Io sono così, sono uno di quelli lì. Noi, qua, Muse Inquietanti, siamo così. Mettetelo lì. Secondo indizio. Ora, è un po' come se le storie fossero bisonti e noi fossimo Buffalo Bill, o se volete anche Toro Seduto, non importanza, che andiamo a caccia di bisonti, con la differenza chiaramente che non muore stecchito nessuno, non c'è nessuno attaccato al muro con la testa e la lingua fuori e soprattutto niente rischia l'estinzione perché le storie, per fortuna, sono infinite e non finiscono mai. Ora, non è che si va a caccia di bisonti dappertutto, no? Ci sono le verdi praterie di caccia, quelle che appunto Toro Seduto sogna come paradiso e Buffalo Bill vorrebbe farci passare la ferrovia. E sono quei posti in cui si possono trovare tanti bisonti, sai che lì ci sono, in altri no. Ecco, succede così anche per le storie. Per esempio, le vite degli artisti, la storia dell'arte, anzi le storie dell'arte, sono vite eccezionali, piene di cose, di avvenimenti eccezionali. Anche le vite di noi cosiddetti normali sono così, naturalmente. Ma per gli artisti c'è una differenza, perché rimangono a testimoniarla nel corso dei secoli, dei millenni, se volete, le opere che hanno fatto. Quadri, sculture, film, libri, musica, quello che volete. Primo indizio, secondo indizio, terzo indizio. Allora, è vero che ci sono vite piene di cose. E per raccontare, anche le vite delle persone normali, per raccontare una vita piena di cose ci vorrebbe una vita intera, se la racconti secondo per secondo, naturalmente. E questo è il compito degli scrittori, che questo fanno. Prendono quelle vite e selezionano, scelgono, mettono in fila lungo un arco narrativo non tutte le cose che ci sono, ma soltanto quelle che servono per creare un certo tipo di emozione. Che attenzione, che tipo di emozione? Ecco, se sei quello di non immaginerete mai cosa ha fatto la maestra, sono emozioni particolari, sono inquietanti. Vedete un po'? Allora, prendiamo una storia, prendiamo Chet Baker per esempio, e andiamo a vedere, perché ci sono tante cose nella vita di Chet Baker. Allora, mi alzo che così me le faccio vedere meglio, perché... Allora, non immaginerete mai cosa ha fatto oggi la maestra, vi ricordate? Ecco, allora noi prendiamo la vita di Chet Baker e possiamo partire da un rumore, un tonfo. Ora, di rumori nella vita di un musicista, e Chet Baker è un musicista, ce ne sono tanti. Noi ne prendiamo uno strano, che è un tonfo. È un tonfo sordo su un marciapiede di una stradina che sta a un centinaio di metri dalla stazione centrale di Amsterdam. Magari c'è stato anche un urlo, naturalmente, però chi lo sa, non c'era nessuno a sentirla, perché nonostante quella stradina sia anche a pochi metri dallo Zedig, che è il quartiere della movida un po' tossica di Amsterdam in quegli anni, no? Nonostante insomma quella lì sia una stradina frequentata, non c'è nessuno, quindi l'urlo non lo sappiamo, ma il tonfo sì, quello c'è stato per forza, perché
sotto la finestra del Prince Hendrik, che è questo hotel 3 stelle, così insomma, di Amsterdam, c'è un tizio sfracellato, morto, perché oltre ad essere caduto dal terzo piano ha anche battuto la testa contro un palo di cemento. Ora la polizia arriva e la mattina dopo fa un po' di indagini e viene a scoprire che quel tizio che è caduto giù dalla stanza C20 al terzo piano aveva nella stanza una serie di cose: soldi, un braccialetto, attenzione, una siringa piena di, con i resti di uno speedball, no? Di un insieme di eroina e cocaina. Poi cosa c'è anche? Una custodia con dentro una tromba. E infatti quel tizio lì, la polizia scopre subito, si chiama Henry Chesney Baker, detto Chet, cioè Chet Baker. Eccolo qua. Allora, questa è la prima cosa, la metto qua. Faccio una cosa un po' teatrale, ma sta lì. Però è quello che facciamo noi. Allora, Henry Chesney Baker, chi è? Chet Baker. C'è un bellissimo libro scritto da Geoff Dyer che si chiama Natura morta con custodia di Sachs. Sono biografie di jazzisti, a volte molto romanzate. Infatti lui premette alle sue biografie non come erano, ma come me li immagino io, però va bene lo stesso. C'è un racconto che si chiama White Narcissus, bellissimo, e ne prendiamo un po' perché ci serve. Ci serve a raccontare Chet Baker. Dice così: sedeva sul bordo del letto e suonava piano, chino sulla tromba come uno scienziato al microscopio. Con addosso nient'altro che un paio di slip, batteva il piede scandendo un tempo lento come un orologio in una vecchia casa, mentre la campana della tromba quasi toccava il pavimento. Lei premette il viso sul suo collo, gli circondò le spalle con le braccia e fece scorrere una mano lungo la curva lenta della spina dorsale, come se le note che lui suonava fossero guidate dai segni delle sue dita sulla pelle di lui, come se lui e la tromba non fossero che un unico strumento suonato dalla sua mano. Le dita risalirono lungo i gradini delle vertebre fino a raggiungere la rasatura ispida della sua nuca. Le prime volte che aveva ascoltato i suoi dischi, le era sembrato che suonasse in modo così fragile e delicato da apparire femmineo, remissivo al punto che i suoi assolo finivano prima ancora di lasciarsi notare da lei. Fu soltanto quando diventarono amanti che le riuscì di sentire ciò che rendeva la sua musica diversa da ogni altra. All'inizio, quando lui suonava dopo aver fatto l'amore e lei si abbandonava sull'orlo del sonno, aveva pensato che suonasse per lei. Poi si rese conto che non suonava mai per nessuno, tranne che per se stesso. Fu mentre lo ascoltava così, sdraiata con le gambe aperte, sentendo il suo seme ormai freddo scivolare via da lei, che capì all'improvviso e senza un motivo di dove nascesse quella tenerezza nella sua musica. Se suonava con tutta quella tenerezza era solo perché in vita sua non ne aveva mai avuta. Ogni cosa che suonava era un'intuizione. Lì, distesa a guardare le valli e le dune formate dalle lenzuola spiegazzate, umide di una leggera rugiada di sudore, si accorse di quanto si era sbagliata, pensando che lui non suonasse per nessuno se non per se stesso. Lui non suonava neanche per sé, lui suonava e basta. Ecco qua, vedete, sono suggestioni, bellissima questa secondo me, e a noi, la metto qua, ci serve per pensare a Chet Baker, che è il re del cool jazz, uno dei trombettisti più grandi del mondo, non solo, come avete sentito, bello, sensuale, un narciso bianco, come dice Geoff Dyer, consapevole della sua bellezza e del suo talento. Allora, vediamo un po'. Chet Baker nasce in Oklahoma nel 1929, 2 giorni prima di Natale, nel pieno della Grande Depressione. Suo padre è un tipo violento, soprattutto quando beve, e il piccolo Chet non ha un'infanzia facile. Le cose però migliorano quando si sposta in California, perché lì impara a suonare la tromba. Ora, fin da piccolo, il piccolo Chet dimostra un talento naturale inusuale, una sorta di genialità per quanto riguarda le note. Infatti, quando va a fare il militare, lo prendono nella banda e lo mettono a suonare la tromba, appunto. Però l'esercito non gli piace la disciplina, se avete visto com'è Chet Baker, non è proprio il suo tipo di vita. Infatti, si fa congedare poco dopo come inadatto alla vita militare. A quel punto comincia a frequentare il mondo del jazz di Los Angeles. Allora, suona nella banda di Stan Getz, che è un grande jazzista. Poi va in tour con Charlie Parker, altro grande jazzista. Poi nel gruppo di Jerry Mulligan, altro enorme jazzista, e già nel 1984 la rivista Downbeat lo incorona come il miglior trombettista dell'anno. Fa tournée in tutti gli Stati Uniti, in Europa, a Berlino e parecchio anche in Italia. Insomma, il re del cool jazz. Per cui, altro fatto, e io direi che lo mettiamo qua. Allora, ci sono un altro po' di cose importanti, no, per noi, vediamo un pochino, prendiamoci anche queste. C'era un'intervista fatta alla mamma di Chet Baker, dove la signora Baker parla di suo figlio e dice un sacco di cose belle,
come buono, come bravo, ricorda di quando era un ragazzino, e lo fa con quella dolcezza, no? Con quella tenerezza nostalgica che hanno solo le mamme. A un certo punto, preso dall'emozione, l'intervistatore le chiede: è stato un bravo figlio? E la mamma dice: oh no, 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 assolutamente no. E infatti così è Chet Baker. Perché, a parte un'infanzia non troppo felice, che abbiamo visto lì, no? Col padre un po' violento, che mena anche durante il periodo della Grande Depressione, che non è mai un bel momento per l'infanzia di nessuno, il problema di Chet, di tutta la vita di Chet Baker, è la droga. E infatti succede a tanti artisti, soprattutto musicisti, soprattutto rock, ne abbiamo raccontate tante di storie così, e succede a musicisti di jazz, soprattutto nel periodo del bebop degli anni 50. È un po' questa cosa della sperimentazione, no? Della trasgressione, della rivoluzione, rompere e scoordinare tutti gli schemi, vale nella musica ma vale anche nella vita. Poi c'è anche questa cosa dello stress, che va bene, mettiamolo tra virgolette, però c'entra lo stesso, soprattutto per musicisti che abbiano un grande successo, quindi una vita abbastanza piena di cose, stressante, piena di aspettative, di esigenze di altri, eccetera. C'è anche un pochino questa cosa dell'ispirazione, no? Che muove tutto questo. È una specie di concetto un po' sciamanico, no? Sapete, ci sono gli sciamani che lasciano che i demoni o gli dèi, insomma lo spirito, entrino dentro di loro per fare delle cose, e molte volte si aiutano per questo transfer con sostanze stupefacenti. Solo che gli sciamani sanno come uscirne. I musicisti, come dice un antropologo che si chiama Franco La Cecla, sono sciamani che spesso non sanno come uscirne da questa storia, fino addirittura alla consunzione, alla distruzione totale. Ora, ce ne sono di storie così, naturalmente. Quella di Chet Baker non è diversa. Per esempio, in Urlatori alla sbarra, che è un musicarello degli anni 60 di Luigi Fulci, i musicarelli erano quei film dove gli attori erano i cantanti del momento, ad un certo punto c'è una comparsata di Chet Baker ed è dentro una vasca da bagno con la tromba in mano, completamente sbronzo e strafatto, un po' come dire: è così, tanto è sempre così, quindi ve lo facciamo vedere così. Chet, per esempio, scopre per la prima volta l'eroina con Charlie Parker suonando nel 1952, quando ha solo 23 anni. Poi vediamo un po', non è che scopre solo quella, poi arriva la cocaina, arrivano gli speedball, tutti i tipi di oppiacei, arriva il Palfium 875, che è una specie di metadone, lui però ne prende una cosa come 200 pillole al giorno, e per non farsi mancare niente ci aggiunge anche l'eroina. Si devasta completamente, fisicamente e anche artisticamente, perché va bene che è sempre lui, no? Il re del cool jazz, bravo e comunque sempre bello, però dopo un po' comincia ad andare a suonare con una musica che esce un po' impastata, la voce è soltanto un soffio, insomma comincia a stare male, come succede sempre. Poi non c'è soltanto questo, ci sono ovviamente i guai con la legge. Ora, Chet finisce dentro in California la prima volta perché lo beccano a farsi uno spinello, e vabbè, fin qui, visto il contesto, insomma non è che... Però, vediamo un po' cosa gli succede dopo. Arrestano i suoi amici per possesso di eroina un giorno, quelli un po' infami fanno il suo nome, e lui si deve nascondere su una barca per un po' di tempo al largo delle coste di Los Angeles. Poi finisce dentro a Chicago, poi dentro ancora a New York. Va a disintossicarsi in una clinica del Kentucky, benissimo, un bravo ragazzo, poi però esce e ricomincia da capo. Viene arrestato altre 8 volte, viene processato a New York, si becca 6 mesi, ne fa 4, esce per buona condotta, non può più rimanere negli Stati Uniti, se ne va in Europa. Suona in Italia, a Milano collassa, finisce in clinica dove lo tengono 2 giorni sotto coma farmacologico. A Lucca nel 1960 lo trovano nell'autogrill di una stazione di servizio, svenuto, anzi quasi morto, con in mano una siringa dove ci sono i resti di quello che si è iniettato. Per cui lo rimettono in sesto e poi lo spediscono in galera. E rimane un anno nel carcere di San Giorgio. Dove nel carcere di San Giorgio, quasi tutti i giorni, steso sulla branda della sua cella, con gli occhi chiusi, suona la sua musica perché gli hanno permesso di tenere la tromba. E pensate un po', tutti gli altri detenuti stanno in silenzio nelle altre celle, ascoltando quella musica che riesce a uscire dalla cella di Chet Baker, a prendersi tutti loro e ad uscire anche dal carcere. Fantastico. Così. Però non basta, voglio dire, non è che c'è soltanto questo. Non è che il problema è soltanto la salute, che già, insomma, la legge. Il problema è un altro, per un tossicodipendente come Chet Baker, come per tanti. Sono i soldi, ovviamente. Non bastano mai, nonostante guadagni. Non riesce a reggere quel giro di quel tipo di vita. Gratta tutto quello che può a tutti quelli che ha attorno, ai produttori, per esempio, fin qui. Poi però anche alle amanti, alle sue fidanzate, alle prostitute.
peggio ancora anche agli spacciatori. E infatti, guardate un po', un giorno del 1960 a San Francisco, dove è di passaggio per un concerto, Chet Baker litiga con alcuni bruttissimi tipi degli spacciatori del luogo, che lo seguono, lo aspettano davanti al suo hotel, che sta in un quartieraccio che si chiama Fitzmore, e lo fracassano di botte. A un certo punto uno di questi prende una bottiglia vuota e con quella gli spacca tutti i denti davanti, che è un macello per un trombettista. È come per un pianista se uno gli spaccassero tutte le dita, o che ne so, accecassero un pittore. E infatti, è quasi peggio che ammazzarlo. Allora, chi sono quei tipi lì? Chet Baker dice, rapinatori, gente che io non conoscevo, che mi hanno beccato in mezzo alla strada. Tutti i suoi amici dicono, spacciatori a cui doveva dei soldi. Vabbè, mettiamo lì anche questa, che è importante, la metto qui. E poi aggiungiamone un'altra, importantissima per Chet Baker, che è questa cosa qui. Non è per niente facile suonare in quel modo, senza denti. Infatti, per un sacco di tempo, Chet Baker non fa il musicista, ma fa il benzinaio in una stazione di servizio. Uno arriva e si ritrova questo strano tizio senza i denti davanti, che magari gli ricorda qualcuno che gli fa il pieno di benzina. E magari mentre vai via fischietti una delle canzoni di Chet Baker che non sai perché ti è venuta in mente, ma non l'hai riconosciuto, quella specie di tizio con la faccia da capo indiano senza denti. Chet Baker però è particolare, ed è per questo che gli indizi della nostra storia, noi dobbiamo, tutte le suggestioni dobbiamo tenercele lì, perché non è facile imparare di nuovo a suonare quando c'hai una protesi dentaria, cioè quando ti hanno rimesso i denti. E soprattutto quando ormai il tempo è passato, gli anni sono cambiati, c'è il cool jazz che era la tua musica preferita, però intanto vanno di moda altre cose, fusion per esempio, che è molto diversa da quella che suonava Chet Baker. Non è facile, insomma, ritornare dentro il giro, ma Chet piano piano ce la fa. E infatti, quello che accade negli anni successivi è la storia di una rinascita, che è una cosa, una costante della storia di Chet Baker, che sembra sempre finita ad un certo punto, è quello lì, fa quella vita lì, White Narcissus, il re del cool jazz, no, un tossico con un sacco di problemi, no, un tizio che gli hanno spaccato i denti, ormai è morto, un ricordo, un benzinaio, no, ritorna fuori. E infatti, nel 1973, una cosa bellissima, in un locale di New York spunta un cartello con solo tre parole che sono importantissime. Chet is back. Chet è tornato. Questa la metto qua. Dove era quella? Questa la metto qui. Vedete le idee che girano? Allora, vi ricordate quella là? Non immaginerete mai cosa ha fatto oggi la maestra, il tonfo. Allora io torno qui, perché che è successo? Allora, facciamo così, facciamo come, vi ricordate quell'immagine, c'è un tizio che casca di sotto, facciamo come se dovessimo, una volta avremmo detto riavvolgere il nastro, adesso diciamo fa scorrere il cursore, no, sulla linea, quindi tornando indietro con le immagini, però fate conto che questa immagine di questo tizio spiaccicato per terra torna su fino alla finestra, entra dentro la finestra e sparisce nel buio della stanza. Ricominciamo da capo per capire che cosa è successo a Chet Baker, perché è una domanda che mi viene da fare assieme a tutte le altre cose che fanno parte della sua vita, della sua storia, della storia della sua arte, della storia dell'arte. Però io sono ancora quello lì, e anche molti di noi, non immaginate mai cosa è successo oggi alla maestra, per cui, allora, torniamo indietro. Ci vediamo Chet Baker, e fin qui sono i fatti, che è nella stanza del suo albergo, si è appena fatto quello speedball, perché sappiamo che qualcuno se l'è fatto, e questo qualcuno è lui, benissimo. Ora, prende la tromba, e va a suonare, come molte volte faceva lui. A lui ci sono delle fotografie che lo ritraggono, no? Si mette sempre in dei posti particolari, seduto in qualche modo, tutto mezzo giù come è stato descritto da Geoff Dyer, e suona la sua tromba. Allora, molte volte a lui piaceva fare questa cosa qui sui davanzali delle finestre, e quindi Chet sta sul davanzale della finestra suonando in quel modo lì, tutto preso, a dire addio a tutte le note che escono e se ne vanno via verso il cielo. Solo che quello speedball è troppo fatto, è troppo fuori, a un certo punto perde l'equilibrio e giù di sotto. Torna, ma fino a un certo punto. Perché? Vediamo un po'. Beh, intanto la finestra è stretta. Non è un granché quella finestra lì. Sì, ci si passa, ci si può anche cadere di sotto. Però non è che è così comoda da starci seduti così larghi. E volendo, se uno perde l'equilibrio, si attacca subito agli stipiti della finestra. Vabbè, direte, Chet Baker è strafatto. L'equilibrio, magari non sa neanche dov'è. Però la tromba non ce l'aveva in mano, perché sta nella custodia. Quindi via, questa cosa non va. Normalmente avrei una matita e farei così. No. Però è un'ipotesi di cui dobbiamo rendere conto. Allora, torniamo di nuovo indietro, no? Riavvolgiamo il nastro oppure il cursore, come abbiamo detto, ritorna su, arriva fino dentro la stanza, giù nel buio, stop. Come ce l'abbiamo adesso? Chet è sempre in mezzo alla stanza, in piedi. Si è fatto quello speedball perché sappiamo che questi sono i fatti.
Si è fatto lo speedball, però non gli è servito a niente, perché è distrutto, è depresso. C'è la fidanzata del momento, che si chiama Diane, la sua ragazza, che qualche sera prima lo aveva chiamato e gli aveva detto che non lo voleva più vedere, mai più nella vita. Fine, la storia è finita. Ora, magari è questo quello che è successo. Chet si avvicina alla finestra, si sporge fuori, è stretta ma non importa, ci sta, e si butta di sotto, fine, morto. Torna fino a un certo punto. Perché, per esempio, gli amici, soprattutto sua moglie, la sua ex moglie, Carol, che gli è stata assieme per un po' di tempo, dicono che non era proprio il tipo da fare una cosa del genere. Chet Baker non era il tipo da buttarsi di sotto, da suicidarsi. Voglio dire, ne ha passate tante nella sua vita. Ha sempre avuto due pilastri, chiaramente uno diverso dall'altro, la droga e la musica. E ce li aveva ancora anche in quel momento lì. Si drogava e suonava. Cosa c'era di diverso da sempre? Poi dicono, attenzione, dice sua moglie, ve lo ricordate White Narcissus? Quello lì è uno che si guarda mentre suona, no? Poi si perde nella musica. Ma un narciso come lui non è che si sarebbe ammazzato così senza dir niente a nessuno, senza lasciare una traccia della sua morte, senza raccontarla, senza suonarla in qualche maniera. Per cui, boh, può essere, ma mettiamola là. Film indietro, allora via dal marciapiede, di nuovo dentro la camera, tac, nel buio. C'è in mezzo alla stanza, dopo lo speedball. Però proviamo a pensare che non sia da solo. C'è qualcuno con lui. Chi? Uno spacciatore. Uno spacciatore che è molto arrabbiato. Perché? Perché Chet non l'ha pagato, perché gli ha fatto uno dei suoi soliti giochi, chi lo sa. Stanno litigando, no, lì in mezzo alla strada, urlano magari in mezzo alla stanza, si spintonano. Magari non è neanche da solo lo spacciatore, quindi nel film col computer possiamo aggiungere anche altre due o tre persone. Si arrabbiano, lo pigliano e lo buttano di sotto. Omicidio. Questo è quello che dice l'ex moglie di Chet Baker, che ne è convinta. Però, cos'è che non torna? Dove sono i segni della lotta, per esempio, della colluttazione? Chet Baker non ne ha addosso. Oddio, sarebbe successo qualcosa. Hanno lasciato lì i soldi, tra l'altro. Il braccialetto, la tromba. Ce ne sono un sacco di ipotesi sulla morte di Chet Baker, e noi possiamo andare avanti e indietro, no, con questo cursore all'infinito, facendolo andare su e giù da questo volo, no? Non so, c'è un'altra ipotesi che dice che Chet Baker era in mezzo alla stanza, steso sul pavimento, ucciso da un overdose. Quando sono arrivati i camerieri del Prince Hendrik, l'hanno visto e per non finire nei guai l'hanno buttato di sotto, dicendo vabbè, poi così sono affari di qualcun altro. Potrebbe essere. C'è un'altra ipotesi che dice che Chet Baker poteva essere arrampicato sul cornicione come l'uomo ragno, perché aveva dimenticato le chiavi. Ora quell'albergo, no, tre stelle, così così, era chiuso la notte, non c'era il portiere. E il fatto di arrampicarsi sul muro per entrare dalla finestra non è che sia una grande idea, però se sei un tizio come Chet Baker, che magari in quel momento sei completamente fatto, ti può anche sembrare un'idea giusta. E così vola di sotto. Chi lo sa? Sono tutte ipotesi, no? Sono allo stesso tempo possibili e impossibili. Sono rese possibili da una sorta di non verità, che è quella che venne data qualche giorno dopo, alla fine dell'inchiesta, dalla polizia di Amsterdam, la quale disse in un comunicato: Chet Baker era da solo e ha aperto lui stesso la finestra, saltando o cadendo da essa. Non è stato rilevato alcun comportamento o azione criminale. Ora, questo è un altro pezzo. Tutta questa roba qua, in qualche maniera, la dobbiamo mettere insieme. E ci vorrebbe magari qualcosa che fa in modo che le cose in qualche maniera tornano, una sorta di chiave, per esempio. Avanti, indietro, la droga, fuori, dentro, in giro, le tournée. Una di queste chiavi potrebbe essere la fuga, per esempio. Allora, magari noi potremmo cominciarla così, la nostra storia. C'è qualcosa che manca. Dovrei stare con le mani così, infatti, per essere giusto. E più o meno suonerebbe così. Si dice sempre che si può fuggire da tutto tranne che da se stessi. Ci sono persone, però, che a fuggire da se stessi ci provano comunque, per tutta la vita. E purtroppo per loro, a volte, ci riescono. Come in questa storia, mani così, la storia di Chet Baker. Ecco, questo è quello che facciamo. Però prima di arrivare qua, ce n'è ancora, prima di arrivare a questo incipit che continua con stop, io mi fermo, l'hai detta male, ridilla, c'è una persona e così via. Prima di arrivare a quel punto lì, ce n'è ancora tanta di roba. E questa cosa me la raccontano loro, Michele e gli altri della Bottega Finzioni. Mi metto qua.
Bene, si sente? Sì. Allora, buongiorno a tutti. Sì, come diceva Carlo, adesso voi avete visto Carlo raccontarvi questa storia dal vivo di Muse, una delle puntate di Muse Inquietanti, quella su Chet Baker. Ora vedremo uno spezzone invece di una puntata andata in onda, che è quella su Artemisia, e poi insieme ripercorriamo le tappe di sviluppo e di scrittura che facciamo in Bottega. Bottega è una scuola, Bottega Finzione è una scuola che abbiamo fondato io, Carlo Lucarelli e altri autori, e nella quale lavorano anche Francesca Gianstefani, Agnese Soverini e altri ex allievi. È una scuola che c'è da 7 anni a Bologna. Lavoriamo all'interno dei corsi su progetti che sono realmente in sviluppo e in produzione. Ecco, sostanzialmente quello che facciamo è mettere alla prova gli allievi su delle cose che invece che scrivere su esercizi che finiscono dentro e rimangono dentro l'aula, se vengono bene possono diventare qualcosa che, come in questo caso, una puntata di un format. Io andrei a vedere direttamente il pezzo di puntata di Artemisia, vedremo l'inizio e la fine, circa 8-9 minuti. Viene tagliata la parte centrale, poi capirete perché, e facciamo una riflessione su come si scrive per questo genere di produzioni, insomma, come noi, almeno come gruppo, scriviamo, perché questo è un tipo di scrittura in qualche modo molto stratificata, come vedrete, che parte da dentro un'aula di una scuola di scrittura e va a finire sul set. O anche dei sogni. Un mondo in cui realtà e finzione si fondono insieme e in cui tutto sembra essere possibile. Ma anche l'arte, i sogni e i territori magici hanno le loro regole e se non vengono rispettate le muse si arrabbiano e i sogni diventano incubi. Sì, perché le muse, oltre ad essere le divinità che ispirano gli artisti, sono anche coloro che li perseguitano e li tormentano. Per questo a volte le muse sono inquietanti. Si dice che dietro un grande uomo ci sia sempre una grande donna. Ma dietro una grande donna chi c'è? A volte nessuno, a volte tante persone, ma spesso le persone sbagliate, come in questa storia. È il 6 maggio del 1611, siamo a Roma, in Via della Croce. In una camera da letto c'è una donna con un coltellaccio in mano. Ha il vestito strappato, il volto tirato e le lacrime che le rigano le guance. Punta il coltello contro un uomo che indietreggia davanti alla lama. Ti voglio ammazzare che tu m'hai vituperata, gli grida. Quell'uomo è Agostino Tassi e fa il pittore. La donna si chiama Artemisia Gentileschi e fa anche lei la pittrice, anzi, come si diceva allora, la pittora. Esattamente un anno dopo, il 14 maggio 1612, si riunisce il tribunale. Davanti alla corte c'è Artemisia, che ha le braccia legate e delle cordicelle che le girano attorno alle dita e terminano in un filo. Uno degli uomini tira un filo, stringendole le cordicelle attorno alle dita e Artemisia geme dal dolore. In quel periodo i processi per stupro prevedevano che ad essere torturata fosse la vittima e non l'imputato, per verificare che la persona fosse veramente attendibile e pura. Si chiama tortura dei sibilli. Più l'uomo tira la corda, più le cordicelle si stringono attorno alle dita, fermando la circolazione. Il ruolo della donna nel Seicento è un ruolo di assoluta insignificanza e sociale e di subalternità. Le donne non possono accedere al loro patrimonio, non possono accedere alle professioni, non hanno capacità giuridica e sono sottomesse a quella che viene definita l'autorità maritale o parentale, cioè del padre o dei fratelli. Non sono molte le alternative di vita, o il matrimonio o la monacazione.
Lo stupro all'epoca non è considerato un vero e proprio reato come oggi lo conosciamo. Lo stupro era sostanzialmente un oltraggio alla morale, ma non un vero reato. Subire uno stupro a quell'epoca era un fatto abbastanza normale a cui si rispondeva con il segreto e con la vergogna. Le dita di Artemisia, che strette dalle cordicelle adesso sono gonfie e violacee, di solito lei le usa per dipingere, perché Artemisia, lo abbiamo detto, è una pittrice, anzi, forse la più grande pittrice mai avuta in Italia. Da poco ha fatto un quadro bellissimo, Susanna e i vecchioni, che racconta la storia di una donna molto bella molestata da due anziani amici del marito, che la spiano mentre lei si spoglia per fare il bagno. Il talento di Artemisia è sorprendente. Il quadro è così bello che sono in molti a dubitare che quella ragazza appena diciottenne possa aver dato vita ad un'opera così potente, che lei orgogliosamente firma sul basamento Artemisia Gentileschi, F, che sta per Fecit, 1610. Non è facile vedere su una tela un corpo di donna così sensuale e vero, che cerca di allontanarsi da quei due uomini che la sovrastano e la dominano. Ma guardando il quadro si vede che uno dei due uomini non è nemmeno vecchio ed è facile pensare alle insidie che Artemisia sta subendo da Agostino Tassi. La storia di Susanna assomiglia a quella di Artemisia. Anche questo quadro, come altri che dipingerà in seguito, parla di lei e della sua vita, della sua lotta contro tutte quelle persone che dovevano proteggerla e aiutarla e invece l'hanno abbandonata e tradita. Due o tre anni dopo, infatti, Artemisia dipingerà Giuditta che decapita Oloferne. In questo quadro, molti hanno visto la rivalsa rabbiosa di Artemisia, che dopo lo stupro subito ritrae se stessa in un intreccio di braccia che lottano. Con ruoli e posizioni capovolte, qui Artemisia è come sul punto di sgozzare un porco, il suo aggressore, Agostino Tassi. L'abbiamo detto, dietro una grande donna spesso non c'è nessuno, oppure a volte ci sono le persone sbagliate. Ma fermiamoci un momento e chiediamoci chi è Artemisia Gentileschi. Artemisia è una grande artista, a volte la si definisce un'artista al maschile proprio per non definirla un caso anomalo, ma un protagonista a tutti gli effetti di quella che è la scena europea della storia dell'arte. Artemisia dove va si mimetizza, Artemisia è stata definita un'artista camaleontica perché capace di prendere vari stimoli a seconda dei contesti culturali e artistici in cui si trova, quindi a Roma, la Roma prima del padre, poi la Roma degli anni venti, la Firenze del secondo decennio del Seicento, ma soprattutto la Napoli, questa città piena di tutto, una città di incredibile fermento culturale, di incredibile fermento artistico in cui lei passa in realtà la metà della sua vita. Ecco, a Napoli Artemisia arriva nel 30 e tranne questa breve parentesi londinese, a Napoli in realtà instaura la sua bottega, una bottega importante, capace di attirare committenze prestigiosissime e capace anche di attirare artisti che vedono in questa donna che ha conosciuto tutto, che è figlia di un grande artista, che ha visto le opere di Caravaggio dal vivo, che però è stata anche a Venezia, che è stata anche a Firenze, di trovare in lei la possibile maestra, la possibile chiave per dare una svolta al proprio futuro e alla propria formazione artistica. Non sappiamo se Artemisia sia arrivata a Londra subito prima o subito dopo la morte del padre. Quello che sappiamo è che dopo la morte di suo padre la ritroviamo in una delle capitali più importanti d'Europa, dove però evidentemente non si sente a proprio agio, perché ben presto comincia a organizzare il suo rientro in Italia. Due anni dopo la ritroviamo a Napoli, in quella realtà complessa e difficile che aveva lasciato, ma nella quale si sente meglio e ricomincia il suo giro di committenze. Non c'è nessuno con lei, né alle sue spalle né attorno a lei. Artemisia finalmente è sola.
Dopo tutto quello che ha passato e tutto quello che ha subito, adesso è una grande artista, indipendente e riconosciuta da tutti. Alle sue spalle non c'è nessuno, neanche le persone sbagliate. Ecco, dunque avete visto come abbiamo detto, un estratto della puntata che durerebbe 26 minuti, ne abbiamo presi 4-5 minuti iniziali e 4-5 finali. Ora dopo capiamo perché, nel senso che ovviamente la puntata ha tutta una sua storia che si articola nella parte centrale anche, ma in questo momento volevamo fare alcune riflessioni con Carlo e con le autrici su come si arriva a sviluppare una puntata di questo tipo, quindi una storia di questo tipo, per un programma di questo tipo, attraverso quali passaggi, insomma. Io adesso lascio la parola a Agnese e a Francesca, che ci raccontano le prime fasi, che sono quelle appunto della ricerca, del contatto con le fonti, per arrivare a una prima scalettatura. Ecco, facciamo un percorso molto rapido, diciamo, da un soggetto di puntata fino ad arrivare alla messa in onda. Grazie, buonasera. E allora, innanzitutto la prima cosa che arriva in aula è del materiale che è stato precedentemente selezionato da un consulente esperto nella materia. E consulente che, ad esempio, se si tratta di storia dell'arte è un consulente storico-artistico, se si tratta di musica è un consulente esperto in musica, e così via, in base alle puntate. E il materiale è molto vario e a volte possono esserci degli articoli in inglese, e articoli in inglese che sono difficili per la traduzione, quindi vanno prima tradotti e poi sostanzialmente capiti, e quindi questo richiede un tempo un po' più lungo. E possono arrivare anche libri specifici, eventuali tesi, trattamenti, biografie, autobiografie, e allo stesso tempo a volte arrivano anche addirittura, come nel caso di Artemisia, gli atti del processo. E infatti nel caso di Artemisia sono arrivati gli atti processuali che sono stati raccolti e pubblicati. Tutto questo materiale solitamente viene riassunto in una sorta di dossier che viene sempre stilato dal consulente storico-artistico o comunque esperto di materia, che solitamente appunto quello che fa è inserire inizialmente una brevissima biografia dell'artista, e questo sia per permettere agli autori ma anche agli allievi in aula di avere un primo approccio con la storia che si va a raccontare. E inoltre possono esserci anche punti che vengono sottolineati, quindi non so, ad esempio una sorta di riassunto delle fonti primarie che vanno lette con maggiore attenzione, e a volte appunto vengono addirittura riassunte e specificate queste parti principali, ecco. L'approccio alle fonti, come potrete capire, è abbastanza complicato, anche perché nessuno di noi è un reale esperto della materia che si va a trattare, ed è per questo che è molto importante avere accanto un consulente che possa guidare in questa fase l'autore e possa aiutarlo anche con le fonti a districarsi nella massa di cose che possono arrivare. E infatti il dossier che abbiamo visto è un documento che è fondamentalmente sempre in evoluzione, perché può essere sempre arricchito dal consulente stesso. E adesso sì, lascio la parola. La caratteristica del lavoro in bottega è quello di lavorare in aula a progetti concreti al fianco con dei professionisti della scrittura. E gli allievi in aula imparano a scrivere lavorando insieme ad altri scrittori. E questo è proprio quanto accaduto anche per la puntata di Artemisia Gentileschi.
In particolare, sia gli allievi che gli autori junior che gli story editor hanno letto questo materiale che vi è appena stato mostrato, per partire da una base comune riguardante le fonti, la storia e il contesto storico. Il primo lavoro che viene svolto in aula è quello di redazione di una scaletta, ovvero la narrazione della storia per punti, che ha come caratteristica quella di mettere in luce la chiave di puntata, il contesto storico in cui avviene l'azione, gli interventi dell'esperto e anche la prima azione che presenta la storia e il protagonista della storia. Alle mie spalle vedete per esempio la prima scaletta che è stata elaborata dagli allievi in aula e anche in evidenziato in giallo la chiave di puntata. E, la chiave di puntata in questo caso la leggo con voi brevemente. Oggi vi racconto una storia che sa di un mistero intimo, di quelli che si annidano in posti a volte troppo chiusi, impensabili oppure molto nostri, i misteri delle nostre emozioni e delle nostre anime, i misteri dell'anima, la storia di Artemisia Gentileschi. Questo documento è stato revisionato a lungo in aula perché presenta molti spunti interessanti ma che rimangono in superficie, non colgono appieno quello che si vuole dire della storia e del protagonista di questa storia. Dopo una lunga discussione in aula, gli allievi hanno riscritto la scaletta e proceduto alla redazione del copione e, volendo andare a analizzare per esempio la chiave di puntata, possiamo vederla anche in questo caso alle mie spalle in evidenziata in giallo, è stata completamente stravolta. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, ma dietro una grande donna chi c'è? Forse a volte nessuno. Quella che vi racconto oggi è una di queste storie. E possiamo già vedere da questa seconda stesura che iniziamo a indirizzarci verso un lavoro un po' più definitivo e inerente alla storia che si voleva raccontare. Questo lavoro è proseguito in aula al fianco di Michele Cogo, story editor del programma, e per poi arrivare a una consegna definitiva. Gli allievi hanno fatto una consegna del copione, dove hanno fatto una loro proposta di struttura della puntata, all'autore junior. L'autore junior è un altro collaboratore in Bottega Finzioni, che insieme agli allievi ha letto tutte le fonti che sono arrivate e si occupa di prendere in mano il lavoro svolto e fare una prima valutazione, quindi valutare sulla struttura che è stata data alla storia, la valutazione sulla chiave di puntata, l'azione di presentazione del personaggio. Può capitare che vi sia una valutazione positiva, buona, e quindi l'intervento autoriale dell'autore junior riguardi la narrazione o un intervento per rendere più sintetici alcuni concetti. Ma altre volte invece l'intervento dell'autore junior è di maggiore importanza, può decidere di cambiare completamente la storia, dare alla stessa un'altra struttura narrativa e individuare una diversa chiave di puntata. In caso di Muse Inquietanti, per il copione di Artemisia è successo proprio questo. L'autore junior ha deciso di impostare la puntata diversamente e vedete alle mie spalle evidenziata in giallo la chiave di puntata che ha consegnato, nel copione che ha consegnato. L'oggetto del desiderio, il luogo del peccato, la nostra parte mortale, ma anche quella tangibile attraverso cui sentiamo e ci esprimiamo, il corpo da sempre contrapposto alla mente e all'anima. Questa però è la storia di una donna che usa il corpo per rappresentare la sua mente e in questo modo lo rende immortale, un corpo e una mente indivisibili. Questo copione è la versione che è stata consegnata agli story editor. Gli story editor svolgono all'interno del programma la funzione di fare una lettura e una revisione ultima prima della consegna alla rete. E anche in questa fase possono intervenire con profonde modifiche. Nel caso per esempio di Artemisia, gli story editor hanno voluto modificare nuovamente il copione e ritornare a una visione iniziale. Passo la parola a Michele che si è occupato della revisione. Va bene, intanto ringrazio Agnese e Francesca perché hanno esposto una parte molto molto tecnica che mi rendo conto
e mi rendo conto difficile da, insomma, da far passare in pochi minuti. Sostanzialmente cosa avviene? È una struttura, un tipo di scrittura stratificata, ovvero c'è un gruppo di persone che parte da un soggetto di puntata molto molto breve, poche righe, se potete mostrarlo. Si tratta di un testo di 5 righe che riassume la storia di Artemisia Gentileschi, in questo caso un testo che viene concordato con la rete e sul quale si inizia lo sviluppo attraverso le fonti che avete visto, in accordo con i consulenti di puntata, ovvero gli storici dell'arte in questo caso. Gli allievi scrivono delle prime versioni che poi vengono discusse, sviluppate, poi arriva un autore, quello che è stato detto, un autore junior, che prende in mano il testo e lo ulteriormente lo sviluppa e poi lo consegna a noi, a me e a Carlo, che chiudiamo questo testo. Ok, questo percorso che hanno fatto loro adesso nel dettaglio, in particolar modo, adesso ci sarebbe da entrare dentro nei vari punti, ne facciamo uno solo: la chiave di puntata, l'apertura della storia, quella che voi avete sentito dire a Carlo, o prima con Chet Baker o in altre puntate di Muse. In questo caso, chi c'è dietro a una grande donna? Magari non c'è nessuno, e anzi a volte ci sono le persone sbagliate. Ok, questa è la chiave di puntata, quella che noi chiamiamo la chiave di puntata. Sulla chiave di puntata ci sono diverse discussioni, perché sul modo di cominciare una storia è una cosa importante, perché vuol dire che è il taglio che la storia prende. Quando noi iniziamo ad approcciare il materiale che ci viene consegnato su Artemisia o su qualsiasi altro caso, dobbiamo capire che tipo di storia vogliamo raccontare, perché non ce n'è una sola. In questo caso volevamo raccontare la storia di una donna, e poi l'avete visto dalla puntata, questa attraverso in qualche modo i personaggi di puntata, quindi questa donna legata con i lacci che pian piano si libera. La storia che volevamo raccontare è la storia di una donna che pian piano si stava liberando dai suoi vincoli familiari e tutto il resto. Ok, quindi si discute a partire dalla chiave di puntata, è strutturato in questo modo Muse: c'è la chiave, poi c'è un'azione che comincia dal vivo, come se stesse accadendo in quel momento, e quell'azione diventa particolarmente importante se è legata ovviamente alla chiave. E poi si va verso le interviste a esperti di disciplina, quindi storici dell'arte o di altre discipline, come nel caso di Tagliavini, che interveniva sulla storia delle donne, insomma, ecco. Quello che volevamo un po' farvi passare oggi è la complessità di scrittura che c'è dietro a questi testi, soprattutto a livello stratificato, e commentare con Carlo, ad esempio, per quale motivo una chiave di puntata proposta dagli allievi, che vi è stata letta e che, se volete, possiamo rileggere. Penso che a tutti sia in qualche modo chiaro che una chiave così come è andata in puntata rispetto a quella che è stata proposta inizialmente è molto meno efficace, cioè quella che va in puntata è molto sintetica, spesso è una frase fatta in qualche modo, ribaltata, che sorprende, mentre nel momento in cui si comincia a lavorare questi testi spesso si tenta di dire tante cose, si tenta di riempire di tutti i pensieri che si hanno riguardo a questa storia, allungando molto il testo. Ecco, non so, vorrei anche Carlo che dicesse qualcosa rispetto alla scelta che di solito facciamo ad esempio su questo aspetto di come cominciare una storia. Allora, è importante, no, c'ho il mio, grazie. È importante perché è quello che dicevo prima, no? Dentro le storie ci sono tantissime cose, infinite naturalmente, sono la storia di una vita, ma non solo, la storia di una vita eccezionale all'interno di un contesto eccezionale che appunto stiamo a studiare a scuola, la storia dell'arte, oppure stiamo a guardare, insomma, dentro un museo o nella vita, no? Normalmente, come colonna sonora magari. C'è tantissima roba lì dentro e noi invece dobbiamo metterci lì e selezionare le cose che ci servono e le cose che ci interessano. Le cose che noi vogliamo raccontare non sono soltanto quella cosa che vi ho detto prima, non immaginerete mai cosa ha fatto oggi la maestra, cioè l'aspetto misterioso, inquietante, giallo, tra virgolette. Questo è una cosa importante, un nocciolo attorno al quale ti muovi, ma è soltanto un pezzettino. Non ci interessa raccontare scientificamente chi ha ucciso Chet Baker o qual è stata la storia processuale, basta, di Artemisia Gentileschi. Ci interessa raccontare altre cose, tra cui storia dell'arte, cioè il contesto storico, il contesto artistico dentro il quale si è mosso Chet Baker con la sua musica e dentro il quale si è mossa Artemisia Gentileschi. Però se
volessimo raccontare anche questo nel suo complesso, di cosa raccontiamo? La storia di una pittrice, la storia del suo movimento, no, artistico, la storia di quel movimento artistico all'interno della storia dell'arte italiana di quel periodo storico, all'interno della storia europea, vedete, non si può. La chiave di puntata è quando uno si ferma e dice, e succede quando si scrivono i romanzi per esempio, ma io che storia sto raccontando? Quando ti perdi soprattutto, ma che storia vi racconto? La storia di... Un esercizio da scuola di scrittura è quello di riassumere progressivamente il riassunto del mio libro, no? All'inizio in tre paragrafi, racconto la storia di un commissario che nell'Italia poi dopo lo riassumo in tre righe, racconto la storia di un commissario che è incastrato a e poi lo riassumo in una sola parola. Il mio romanzo parla di paura, nel mio caso, no, dei miei romanzi. Allora, e la chiave di puntata diventa quello, è quello attorno al quale organizzi tutto, e ce ne possono essere tanti in questo caso, come nel caso di Chet Baker. Avremmo potuto raccontare la storia di un bambino che nasce durante il periodo della Grande Depressione in una brutta famiglia, con un padre violento e beone che lo mena, e finalmente lui scopre la tromba e da quel momento la sua vita cambierà. Vedete, questa è l'immagine, un bellissimo film, è un bellissimo romanzo, no? Generazionale, opla, il giovane Holden anche, però è un'altra cosa rispetto a quella che abbiamo raccontato noi, stava dentro a tutte le cose che vi ho detto prima, però era una delle tante. La nostra scelta allora non è stata, vi racconto questo. Chiave di puntata, Artemisia Gentileschi, cos'è che vuoi raccontare oltre all'arte di Artemisia Gentileschi, a quel periodo storico, a questa cosa strana che le è successa? Poi magari parti proprio un po' da quella cosa, perché Artemisia Gentileschi fa una roba che non è che si faceva spesso e non si è continuata a fare fino a praticamente all'altro ieri. Quando la nostra esperta dice allora ad essere torturate erano soprattutto le vittime dello stupro, non è che va tanto indietro nel tempo, no? Se vi ricordate certi processi, processo per stupro per esempio, trasmesso in TV negli anni 80 mi sembra, all'inizio degli anni 80 vi faceva vedere esattamente questo. E lei fa una cosa che in Italia, tra le prime, la fa Franca Viola negli anni 70, quando nella Sicilia degli anni 70 si rifiuta di sposare il suo violentatore durante la fuitina. E stiamo parlando degli anni 70, l'Italia, Franca Viola è un mito, no? dell'affermazione dei diritti di tutti, ma delle donne in particolare. Ecco che allora ti viene in mente che guarda un po' cosa ha fatto. Allora Artemisia è quello, è una donna. Prendiamo quel luogo comune che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, che significa che tutti i grandi uomini hanno avuto una grande moglie, vabbè, questo è il luogo comune, ribaltiamolo. E dietro una grande donna come lei chi c'è? A volte nessuno, perché deve farsela da sola quella cosa là, perché non è dentro. Oppure, come lì, le persone sbagliate, perché poi abbiamo raccontato tutta la sua vita, il rapporto col marito, il rapporto con il padre, eccetera, eccetera. Eccola là, la chiave di puntata. Allora parti da quello e dici, che vi racconto? Vi racconto la storia di una grande donna sola, artista, pittrice, Artemisia Gentileschi, perfetto. E da lì si gira tutto e si selezionano le cose che vuoi raccontare, questo è. Sì, sostanzialmente la chiave serve, come ha spiegato Carlo, anche per selezionare quello che noi possiamo mettere dentro la storia oppure che è superfluo e quindi va tolto, e poi serve anche per come lo usiamo noi per chiudere la storia. Avete visto che la chiave di puntata torna in chiusura proprio quando Carlo esce dal portone della Rocchetta Mattei dove è ambientata la serie, e ritorna proprio sulla chiave di puntata dicendo alla fine di tutta la sua vita, insomma, dopo aver trascorso tutto quello che ha trascorso, adesso dietro a Artemisia Gentileschi non c'è più nessuno, nemmeno le persone sbagliate. Cioè, noi abbiamo scelto come narratori di impostare la storia di quella pittrice in questo modo, cioè come qualcuno che all'inizio ha attorno a sé un sacco di persone, ma sono le persone sbagliate, e pian piano se ne libera. Ecco, questo è un arco narrativo, un arco sostanzialmente della costruzione drammaturgica, come una storia di finzione, eppure parte da una documentazione reale, che però tutte le volte bisogna decidere come tagliare, che forma dare, perché finché non riusciamo a capire qual è questa chiave, quindi qual è la direzione attraverso la quale tagliamo la storia un po', diciamo, non si regge bene nell'arco del tempo nel quale viene raccontato. Quindi la chiave è fondamentale, non è solo una frase ad effetto iniziale, è proprio una direzione, un modo di impostare l'arco narrativo, quello che viene chiamato arco narrativo, anche di personaggi e di storie realmente accadute. Sostanzialmente è questo. Aggiungo una cosa, la chiave di puntata, ma anche vale per questo, vale per tante altre cose che abbiamo fatto, che ho fatto anch'io come Brunotte,
è più o meno quella e le altre cose che ci dobbiamo mettere dentro, sono l'equivalente di quello che uno scrittore che si chiama Antonio Franchini chiama le ossa che biancheggiano al sole. Antonio Franchini racconta in un suo libro che voleva scrivere la storia, mi pare, di suo zio, di un suo parente, che era morto durante la Seconda Guerra Mondiale, combattendo dopo l'8 settembre, no, assieme agli americani. Era molto arrabbiato su questo suo parente, suo zio, facciamo, perché non lo facevano combattere, perché era un italiano, quindi gli facevano fare un po' di cose, no, all'interno dell'esercito americano, insomma dell'esercito alleato. E lui se ne andava avanti e indietro per questa stanza, arrabbiato, dicendo: ma guarda tu, ci usano come portatori d'acqua, io invece vorrei liberare il mio paese, eccetera eccetera. Franchini dice che l'ha scritta tante volte sta scena e non gli suonava mai, non funzionava, perché ci mancava qualcosa, che era quella che aveva dato l'avvio alla sua immaginazione quando questa storia l'aveva colpita. Ed è qualcosa, un dettaglio, che molte volte è inconscio, anche qua, che viene fuori dalla lettura dei dossier, delle cose. Ti resta lì quella nota inconscia che non lo sai. Se sei fortunato, la senti subito e allora eccola là. Ma se non sei fortunato, continui a riscrivere, a rifare, dici: com'è che non funziona? Manca quella cosa là. Le ossa che biancheggiano al sole, dice lui, sono quell'immagine che quando si è asciugata tutta la carcassa dell'animale che è morto nel deserto, restano lì. Senza quelle l'animale non c'era prima e non c'è neanche dopo nella tua immaginazione. Le ossa che biancheggiano al sole, in quel caso lì, era il rumore degli anfibi del suo zio che camminava avanti e indietro per la stanza. Tum, 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 ossessivo, militare, no, come una marcia, ma era un rumore di frustrazione. Senza quel rumore lì, se non descriveva quello, mio zio camminava avanti e indietro facendo risuonare, eccetera, eccetera, la storia non funzionava. Suo zio seduto, suo zio che parla, suo zio che si alza, non c'è, gli mancava qualcosa. Le ossa che biancheggiano al sole. Molte volte la scrittura e la riscrittura serve ad individuare questa cosa qui. Quello che poi probabilmente, quando voi vedete la puntata, se la dovete riraccontare a qualcuno, a parte dirgli che storia è questa, la storia di Artemisia Gentileschi, una donna così, 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 le persone sbagliate, eccetera, e poi vi dicono: e cos'è, cosa avete visto? Allora, c'era quella cosa lì. A volte non è la stessa cosa per noi e per voi, ma funziona lo stesso. A volte è la stessa, allora tac, la magia della narrazione. Grazie.